Vi capita mai di camminare in maniera spensierata ma affamata a un salone, cercando magari auto che non conoscete oppure chicche che creano questa situazione? Voi state camminando e poi a un certo punto vi fermate. Ah, bella questa, bella, pochi chilometri. Ah, guarda che colore, guarda gli accessori. E non sta scritto da nessuna parte che la mia camminata si debba immobilizzare davanti solo ad auto d'epoca o Youngtimer. Questa è una Cayman R, particolarmente significativa sin dal giorno della sua nascita. Spicca non solo per questo colore lime particolarmente vistoso, tra l'altro sempre visto Cayman R o di questo colore o bianche. Il cerchio nero e la banda adesiva laterale fanno parte dell'equipaggiamento di serie, come del resto tantissime modifiche e accessori come l'alettone e interni migliorati. Notate la maniglia di apertura alleggerita, sedili a guscio, cinture a quattro punti. Questa è una versione PDK, comunque quella manuale era più leggera della Cayman S di circa 55 kg, quindi immagino che il PDK a parità di cambio sia lo stesso. 330 cavalli scalpitano lì sotto e 1295 sono i chili, se non ricordo male, di questa Cayman R, che da nuova costava tra i 70 e gli 80 mila euro, e ora è difficile trovarne una sotto i 55-60 mila, quindi soprattutto per questa che è un'uniproprietaria con poco più di 40 mila chilometri, beh, capite perché mi sono fermato? E anche qui tappa d'obbligo, 127 Sport 70 HP del 1980, conservato, unico proprietario, tutto documentabile. 40 anni in mano alle stesse mani e ai stessi piedi. Una macchina assolutamente divertente che vale la pena di una sosta. Ma così non arrivo più. Che filotto! Y10 Turbo, poi di questo colore spettacolare. Andiamo a vedere un po' di dati. Caratteristiche. 1985, 49.000 reali, unica proprietaria per 33 anni. Ah, questa è bella, come mi viene da dire. E a proposito di turbo, qui siamo in buona compagnia, però preferisco lei. Guardate cosa non si fa per analizzare una francese, un'auto francese che fa 100 all'ora, d'accordo, però ci ammalia perché è una rarissima, due cavalli, una Deutsche Vossara 4x4. Adesso la andiamo a scrutare anche noi sotto. Auto in fase di restauro, come vedete sta tornando nuova. Una vera chicca tra gli appassionati di francesi, soprattutto per chi ama questo longevo modello di Citroën. Tra l'altro macchina che detiene tanti record, acquistata per passione anche da Chris Harris, che di auto se ne intende. E nei miei quattro passi mi sono imbattuto anche in un Audi 4 particolare, che per molti può far rima con banale, non è una rima baciata, ma questa è un Audi 80 un po' speciale, alla fine la rima l'ho tirata fuori. I cerchi sono quelli giusti. Se si sbircia all'interno si noterà anche un allestimento completo, considerando che quest'auto è di metà degli anni 90, questo volante a tre razze sportivo, impugnatura massiccia e diametro giusto, strumenti aggiuntivi. Ah, qui si interviene sul differenziale e poi quindi la conferma di tutto, questa targhetta Competition. Questa è un Audi 80 Competition 4, ovviamente trazione integrale, per una vettura che se la vedeva nel campionato turismo di metà degli anni 90 contro Alfa Romeo 155 Silverstone, questa è la versione stradale, e la BMW 318 IS Racing, volendo parlare di trazioni anteriori e posteriori, ma qui la trazione è integrale,
motore 2000, 150 cavalli aspirato, per un'auto che mi ha fermato. Qui la sosta sarà lunga, eh? Non ne ho mai vista una. Glass BMW S1004. Certo, sono stato attirato anche dalle luci laterali di ingombro, ma questa macchina è veramente rarissima. Veniva utilizzata in Germania nei rally. Io ipotizzo con una preparazione veramente leggera, forse al di sotto del nostro gruppo 1. E in Italia, come vedete, questa è una vettura di prima immatricolazione italiana, quindi una delle due vendute in Italia. L'altra, dicono, non sia più disponibile, altrimenti noto come è andata distrutta, e quindi questo è l'unico esemplare italiano di quest'auto, che tra l'altro annovera anche tra i suoi primati quello di essere la prima ad avere il motore con cinghia di distribuzione. Insomma, se volete distinguervi, questa Glass fa per voi. La. E a volte basta un piccolo dettaglio, qualche centimetro quadrato che vi attira. E una volta qui dite sì, è una Datsun 240Z, targa nera, quindi venduta in Italia, una rarità. Un'auto che adoro, non c'è nulla di più da aggiungere. Il colore è quello giusto, i cerchi meno, ma d'accordo. Vediamo se anche la trasmissione è quella corretta. Sì, manuale, 5 marce. È scuro, ma vi schiarisco le idee. Il 5 marce significa che l'auto è europea, appunto, e non è il 4 marce o l'automatico che spesso e volentieri, quasi obbligatoriamente, si vede negli Stati Uniti o in altri mercati che non sono quello italiano. Cosa non è quella targa nera? Sapete cosa rappresenta su quest'auto? Una rarità. Quindi con le dovute modifiche questa macchina sarebbe giusto vederla nel garage di un bravo collezionista che se la può permettere. Fatevi avanti. E poi sì, accade anche questo. Che auto, tutto sommato, quando le incontri per strada non è che attirano molto la tua attenzione, ma che qui, tra i padiglioni della Fiera di Milano, possono intrigare, come questa Panda 4x4 Sisley dell'88, che mi ha fatto fermare, perché apparentemente sembra ben conservata, ha tutte le sue cosine a posto, come si dice in gergo, sedili e interni tutto sommato in buone condizioni, e più conservati che rifatti, e la cosa mi piace. Avesse avuto anche i suoi paraspruzzi originali sarebbe stato il massimo, ma evidentemente il proprietario che se l'è appena accaparrata ci passa sopra, anzi ci va via.